Alla ricerca della felicità è organizzata da Eleika, di cui lei è presidente. Da dove nasce l'idea? Eleika lavora sui territori per valorizzare l'identità dei territori. Abbiamo individuato nel Canavese un grandissimo potenziale inespresso che stiamo cercando di contribuire a valorizzare e a promuovere. Ma in definitiva il fine ultimo che Leica vuole realizzare? Far conoscere il Canavese, far conoscere le sue risorse, far conoscere, direi, le ricchezze di ogni piccolo territorio ed è per questo che il percorso alla ricerca della felicità si snoderà in 17 borghi del Canavese. Ringraziamo Simona Truglio, Grazie a voi. presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Eleika, che vi dà l'appuntamento anche alle prossime manifestazioni. Sabato 11 giugno, Torre Canavese alla ricerca della felicità. Siamo con Davide Motto, che forte della sua grande esperienza, ha assunto la direzione artistica di questa manifestazione e gli chiediamo qual è stato il punto fondamentale su cui basare i programmi dei 17 eventi? Ma alla ricerca della felicità vuole essere prima di tutto un progetto di valorizzazione territoriale. Il Canavese può e deve ed è terra di felicità e di felicità. Felicità perché quest'anno festeggiamo anche il centenario della morte di Guido Gozzano e questi 17 comuni ospiteranno delle manifestazioni che attraverso l'arte, dunque prevalentemente attraverso il teatro, ma anche altre arti, musica, danza, pittura, scultura e quant'altro, riusciremo a valorizzare ogni comune a seconda delle proprie eccellenze e delle proprie caratteristiche. Perfetto, il personaggio che farà da collegamento tra un evento e l'altro è Beniamino. Ci può dire chi è, cosa rappresenta e l'inizio della sua storia? Beh, Beniamino è un canavesano doc che ha ricevuto una lettera dall'America che dice che riceverà in eredità dei grossi soldi a patto che sposi una ragazza di nome Felicita, appunto, che vive in America. Il matrimonio dovrà avvenire in America. Dunque, Beniamino è in procinto di partire per conoscere la sua felicità. Abbiamo anche una foto di Felicita e questa. Questa è la foto della nostra Felicita. Beh, spero che sia bella anche dal lato principale. In ogni caso, sperar che giova. Ebbene, allora, Beniamino, partirà dal Canavese alla ricerca della felicità oppure in Canavese rimarrà? Chi lo sa, seguiteci e lo scoprirete.